la decima edizione del Fairylands apre i battenti con il pubblico delle grandi occasioni. Nonostante il giorno feriale, mercoledì 16 luglio, la Pinetina di Guidonia ha accolto circa 3.000 spettatori, che non hanno voluto perdersi la giornata inaugurale del festival, dedicata alla musica, ai costumi e alle tradizioni dei popoli celtici. La pioggia pomeridiana aveva creato qualche momento di suspense, diradatosi insieme all'allontanarsi delle nubi cariche di pioggia. Poi il via alla festa. Sono 10 anni che siamo qua, eh? È la vostra festa, è il vostro festival. Grazie per la pazienza, per questo delay, questo ritardo legato alla pioggia che pare aver dato. Quando 10 anni fa abbiamo iniziato ci volle un po' il coraggio dei folli per portare la musica celtica a Guidonia. Non è certo una terra celtica, ce l'abbiamo fatta diventare grazie a voi, che siete l'unico motivo per cui durante l'anno si lavora in tanti, in tantissimi. Chi vi parla è solo la voce di una comunità umana enorme, che fa cose molto complicate, molto belle, e le fa solo perché voi siete qui. Diversamente non ci impegneremo così tanto. Grazie mille ancora, cominciamo con la musica, va da sé che senza musica questo non è un festival. Grazie, buona serata! Per il 10° anno consecutivo, il prologo del festival è stato affidato al suono delle cornamuse della The City of Rome Pipe Band, una delle realtà più importanti a livello nazionale per quanto riguarda le musiche della tradizione celtica. Rigorosamente in kilt, il loro show ha alternato momenti di balli e canti popolari con altri più orientati verso l'intrattenimento per il pubblico, rivisitando grandi classici del rock in una chiave del tutto originale. Ad intrattenere il pubblico del Fairylands durante il cambio palco ci ha pensato l'esibizione di Los on Fire, giovane artista che ha saputo guadagnarsi gli applausi della folla con la sua esibizione fatta di musica, danze dal sapore tribale e spettacolari giochi con il fuoco. La chiusura del primo dei 5 giorni di Fairylands è stata affidata all'esibizione dei Brigand. Oltre ai brani della tradizione celtica, lo spettro delle sonorità proposto dalla band ha visto anche qualche virata verso il suono dolce delle musiche popolari galiziane e delle Asturie. Grande affollamento anche ai numerosi stand presenti lungo tutto il perimetro della Pinetina. Anche qui a farla da padrone sono stati vari articoli di oggettistica legati all'immaginario della tradizione celtica, con ciondoli, kilt ed incensi che hanno attirato la curiosità delle migliaia di persone accorse a questa prima giornata inaugurale del Fairylands.